Amici di Jutlandia, buonasera, vi porto a fare un altro bellissimo aperitivo in uno dei sky bar più famosi di Bangkok, il Red Sky Bar del Centara Hotel. E adesso siamo nella zona di Siam, ma andiamo in alto a vedere questa bellissima città. Speriamo di fare in tempo prima del tramonto. Allora, guardate dove sono, qua riconoscete la zona sicuramente, questa è la zona dei più grandi shopping mall della città. Siamo in Siam, chiaramente sto procedendo da Pratunam, sono arrivato fin qua giù con i barconi del canale Sensep e adesso a piedi sono 10 minuti fino all'ingresso del Centara Hotel, dove si trova appunto questo sky bar che vado a visitare in anteprima perché non sono mai stato. Vediamo insieme com'è. Questo grande complesso è il Central World, è lo shopping mall più grande, diciamo, di questa zona di Bangkok. E vedete lassù quella torre che sbuca, svetta. Io dovrei andare proprio là dovrebbe essere lo sky bar che vado cercando questa sera. Allora, mi sono infilato qui nel Central World perché l'accesso al Centara è più facile, poi si sta più freschi. Ora qui sto attraversando un piano terra, dovrei girare qua a destra, lo ritroveremo, poi magari si chiedono informazioni, ci sono qua e là dei vari punti, information point. Quindi andiamo. Non vi nascondo che con il caldo che fa fuori camminare qua dentro non è poi così spiacevole, per quanto non ami i centri commerciali. Questo poi è il Central World, è immenso, e qua vicini ci sono tutti gli altri, il Siam Discovery, il Paragon, insomma, l'MBK, sono tutti qua. Tra l'altro c'è anche la fermata appunto Siam, della Siam Square, della BTS, insomma. Allora, dovremmo essere arrivati, eccolo qua, Centara Grand Bangkok. Andiamo verso l'ingresso, vediamo se ho preso la strada giusta. Allora, la strada è quella giusta, ora bisogna prendere l'ascensore fino al 23° piano e poi da lì cambiare con l'altro ascensore per salire fino al 55° piano, dove si trova lo sky bar che voglio andare a visitare. Andiamo, c'è nessuno qua. Allora, questo è il 23° piano, qui si salta su un altro ascensore che sale, si va fino al 55°. Allora, questo è il 55° piano, uscite dall'ascensore, procedete e poi dovete fare ancora una rampa quassù di scale a piedi. Guardate intanto il panorama, che meraviglia. Guardate che meraviglia, quella lì davanti a voi è la Bayok Tower, che un tempo fu la torre più alta di Bangkok con i suoi 304 metri. Oggi invece è stata soppiantata dalla Manakon Tower. Allora, guardate, sto salendo all'ultimo piano perché in effetti lo Red Sky era pieno. Andiamo, ce n'è un altro ancora più in alto. Quindi saliamo allo Champagne Bar, che è l'ultimo sul tetto. Allora, amici di Mattenase, guardate che meraviglia dove vi ho portato questa sera. Il panorama è eccellente, poi potete ammirarlo a 360 gradi sulla città. Allora, andiamo a vedere un po', qui sotto c'è, va bene, la Bayok Tower, come vi ho detto poc'anzi, con tutta l'area di Pratunam, laggiù fra quei grattacieli Sukhumvit. Poi camminiamo, questo è il bancone, molto bello, quassù proprio è l'ultimo bar, lo Champagne Sky Bar, sotto c'è il
Red Line Sky Bar, che però era pieno, per cui mi hanno mandato qua. Mi affaccio, là si vede benissimo la Manacon Tower, quindi quella zona laggiù è Siloam, si intravede anche il Lebua, si intravede il fiume Chao Phraya. Guardate che meraviglie, quella torre adesso è la più alta della città con i suoi 314 metri. Qua c'è il tramonto, siamo prossimi al tramonto, è uno dei momenti migliori per venire in questi sky bar. Laggiù, 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 in quella direzione invece dovremmo essere zona downtown, sì, mi sembra di intravedere forse la zona del Grand Palace. Allora, prime impressioni, il posto è veramente bellissimo, vista 360 gradi sulla città. E prezzi, che so che vi interessa sapere quanto si può spendere qua, qui ho visto i cocktail, la carta dei cocktail, siamo in una media di tra i 6 e i 700 baht. Poi hanno anche una bella selezione di vini, sia bicchiere che bottiglia, hanno birre, un'unica birra però la vendono in bottiglia, tipo una birra artigianale che viene sui 1200 baht per due persone, insomma, più o meno. Bella musica, chiaramente lounge music, chill out, ma insomma più o meno un po' poi si assomigliano, l'importante è la vista. Mi piace molto questa zona perché è dominante rispetto un po' a tutta la città, 360 gradi, potete fare il giro qui veramente del piano, molto bello, quindi raccomandato. Poi adesso vi faccio vedere il cocktail. Guardate che meraviglia il tramonto, il sole prossimo alla linea d'orizzonte. Come vi dicevo, è bellissima questo momento del giorno per venire negli sky bar. Guardate laggiù sotto, quella struttura è il Siam Paragon, lì ci sono i binari della BTS, Siam Square, tutta la zona con gli shopping mall più importanti, più grandi di Bangkok. Allora, nel frattempo sono arrivati anche i cocktail ordinati, ora non mi ricordo più nemmeno il nome, ma guardate la bella presentazione. Poi sono accompagnati da due stuzzichini, due patatine, due olive, due peanuts. E intanto il sole se n'è andato, sceso su Bangkok, ancora qualche minuto di luce e poi la città diventerà ancora più bella. Faccio un'altra ripresa, qui ormai la notte è arrivata, guardate le luci cominciano ad accendersi su questa bellissima città. Insomma, un altro bellissimo sky bar da provare quando sarete in visita a Bangkok. Ci piace molto. Qua sotto c'è il Red Line Sky Bar, dove in verità sarei voluto andare, però era pieno e quindi sono salito al piano di sopra. Quindi potete scegliere fra due bar. Anche questo piano ha cominciato a riempirsi. Bene, aperitivo terminato, ultimo sguardo sulla città, guardate la Bayok Tower che dice Welcome to Bangkok. Ora da qui non potete leggerlo, ma c'è una scritta che gira e che vi dà il benvenuto in città. Riscendo ai piani bassi. Chiaramente c'è anche un ristorante, in tutti gli sky bar molto spesso c'è un ristorante con prezzi non sempre abbordabili, però se ne avete voglia.
Allora, amici di Utahlandia, anche questo video volge oramai al termine, quindi ricordatevi questo Sky Bar molto interessante. Nel frattempo continuate a seguirmi sul mio canale YouTube, iscrivetevi, un bel mi piace alla mia pagina Facebook Matteo Inassi e naturalmente visitate il mio blog utahlandia.it con tanti articoli di approfondimento ai miei video. Un caro saluto e alla prossima!